Rientriamo in onda, rientriamo in diretta, eccoci qua con Voce delle Chiese che continua e prosegue il suo viaggio in questa puntata di mercoledì 1 febbraio e tra l'altro siamo anche a inizio mese e quindi un buon inizio a tutti voi che ci state seguendo, ecco, in questo secondo mese del 2023. Io saluto subito e do il benvenuto alla nostra gradita ospite Bruna Peirò, presidente della Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, che torna a trovarci. Questa volta l'abbiamo qua vicino a noi in studio, quindi la salutiamo. Bentornata Bruna, e con te vorremmo iniziare a parlare del 17 febbraio. Ci stiamo avvicinando a questo momento di riflessione importante che sempre di più nell'arco degli anni è diventato non più la festa dei valdesi ma la festa delle libertà, quindi una giornata pensata per riflettere sul tema delle libertà, declinato appunto al plurale, e la Fondazione Centro Culturale Valdese mi sembra che abbia pensato un ricco programma proprio su questo filone, giusto? Beh, intanto un grande saluto a tutti e a tutti, un ringraziamento particolare a Daniela, con cui il dialogo prosegue da ormai da molti anni, su delle tematiche interessanti che appunto oggi riguarderanno la fatidica data del 17 febbraio. Sì, è vero, è un gran programmone quello che abbiamo messo in atto come Fondazione Centro Culturale, ma ci sembrava importante dare gambe ad un'idea che non è certo solo nostra, perché per esempio la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia la sta portando avanti da anni, e cioè quella di estendere la festa del 17 febbraio, che lo ricordo è la data dell'emancipazione valdese e anche ebraica, concessa da Carlo Alberto nel 1848. Quindi l'idea è di far conoscere questa data, che è legata ad una storia particolare quale quella della minoranza, ma io non direi più neanche minoranza, diciamo questa componente della società italiana che è quella valdese e poi protestante, quindi farla uscire da questo ambito culturale ancora purtroppo poco conosciuto e farla diventare patrimonio di una comunità nazionale. Lungo questa strada e per questa strada ci sono alcune ragioni, almeno secondo me, che vorrei condividere con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. In primo luogo perché è già nata così, cioè non è un'invenzione dopo di valdesi protestanti di estendere la celebrazione, la memoria, no, di questa data così importante che rende la cittadinanza, restituisce la cittadinanza ai valdesi fino allora considerati cittadini di serie B, di serie infima, no? E lo ricordiamo, questo significava non potere fare alcun contratto a titolo pubblico, non avere accesso alle scuole, agli ospedali, cioè tutto quanto attineva alla vita, insomma, sì, di uno Stato, una giurisdizione di Stato. Allora, però è già nata così, dicevo, questa festa, cioè come festa di tutti, perché è stata voluta non solo dai valdesi e dai protestanti allora del Ducato di Savoia, ma anticipata da una diplomazia intensissima, non solo delle ambasciate protestanti, in particolare la prussiana presente a Torino, ma anche per esempio da questa petizione che raccolse 600 e più firme, e fra cui quella le firme di molti ecclesiastici, cioè di tutto questo mondo delle libere arti torinesi, che si estendeva dal mondo della cultura a quella che noi chiameremo oggi la società civile, quindi avvocati, preti, religiosi di ogni specie, di area cattolica, artisti, insomma personaggi che comunque capivano che la vita cittadina, che già era mescolata, già viveva la presenza di molti valdesi trasferiti a Torino, per esempio, anche come tipografi, oppure appunto in questi settori culturali che sono sempre stati di punta per portare avanti valori liberali. Allora, questo intreccio fra valori liberali, del liberalismo dell'epoca e
esigenze, insomma richieste di emancipazione del mondo protestante produssero questa legge. Quindi una data che necessariamente, secondo me, dovrebbe essere festeggiata da tutti, proprio perché il suo imprinting è così. E questa è la prima ragione. La seconda ragione è che un'altra delle considerazioni che è stata fatta nel mondo valdese protestante è che la memoria è molto importante, lo sappiamo, senza la memoria noi perdiamo la nostra identità, ma la memoria non è una scatola chiusa, no, in cui ci mettiamo congelata, le fotografie, sì, vecchi ricordi, oggettini, lettere, bigliettini, eccetera. Cioè, la memoria è un movimento. È un movimento sempre, e io direi un movimento di contrattazione fra presente e passato, perché la memoria è anche selettiva ed è comunque trasformatrice. Cioè ogni generazione deve comprendere il senso di quello che è successo prima alle generazioni precedenti. Allora, in questa linea di continuità è rimasto un valore comune, direi, alle generazioni e nel passaggio fra le generazioni valdesi e protestanti, cioè che questa data del 17 febbraio dovesse essere dedicata ai diritti, quindi alla richiesta di diritti e soprattutto al lavoro incessante perché questi diritti siano estesi a chi ancora non li ha. Allora, credo che il lavoro da fare nel mondo sia veramente densissimo a questo proposito, però ecco, è interessante ribadirlo che appunto la memoria è un movimento ed è un movimento verso la compartecipazione dei diritti che si sono ottenuti nel 48 come valdesi ed ebrei ad altri settori della società e ad altre società stesse nel nostro mondo. Certo, ed è anche una lente attraverso cui leggere la nostra attualità presente, cioè ci permette di poter interpretare alcuni movimenti, alcune iniziative, alcune evoluzioni della nostra società, solo sapendo da dove arriviamo, insomma sappiamo dove possiamo andare. E direi anche, ci viene anche un terzo insegnamento, ed è questo, e cioè che la libertà non è una scelta puramente personale, cioè non è un'opzione di desiderio. La libertà è un impegno civile, è un impegno civico, è un impegno morale ed è un impegno a far sì che la libertà si trovi insieme. Quindi questo è un insegnamento che viene anche dalla lettura di queste pagine di storia. L'emancipazione, appunto, come dicevo, ha questo imprinting perché non si è ottenuta da sola, si è casomai difesa nei secoli da sola, ma anche lì sempre con delle alleanze che hanno sostenuto e la resistenza valdese, pensiamo a Guglielmo III d'Orange che ha finanziato il glorioso rimpatrio dei valdesi nel 1689 e così nel 48, cioè c'è stata questa alleanza che ha permesso appunto di ottenere dei risultati importanti per tutti, perché là dove una storia di oppressione riesce a vincere, nel senso che se riesce a cancellare la sua oppressione, se riesce a fare un passo avanti sulla strada della propria emancipazione, è naturalmente un vantaggio di convivenza per ognuno. Certo. Grazie Bruna, è bello sentire queste parole ed è bello sapere che ci saranno tanti appuntamenti per poter ragionare di questi concetti, sì, che tu oggi ci hai un po' elencato. Diciamone uno, sì, ma in realtà sono davvero tanti, il programma è fittissimo, tanti, ve lo ricorderemo. Vorrei sottolineare l'esordio. Uh-huh. Allora, l'esordio sarà questo incontro con Stefano Tallia, che è il presidente dell'Ordine dei giornalisti, che è un esordio simbolico, perché faremo una chiacchierata sul ruolo dell'informazione oggi e quindi anche su come viene narrata una festa come il 17 febbraio, come viene recepita all'esterno, come dovrebbe essere raccontata, perché l'informazione, siamo noi coinvolte anche oggi, dipende anche dalla narrazione che noi facciamo dei fatti, no? Quindi è anche importante
riuscire a sottolineare, per esempio nel caso, i valori che questa data può trasmettere. Quindi è un valore anche simbolico quello che abbiamo voluto dare, cominciando proprio dall'informazione, discutendo con il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte. Se ricordo bene, questa data di cui ci hai parlato sarà l'8 di febbraio. Esatto, sì. Alla Fondazione Valdese. No, 17:30 online, e quindi seguita attraverso il sito della Fondazione oppure su YouTube, su Facebook e YouTube. Quindi un appuntamento online. Online, sì. Ma per permettere anche una più ampia condivisione, sì. Anche a persone che magari risiedono lontane. Sì. Il programma, dicevamo, è molto vario, lo trovate pubblicato anche sul sito Fondazione Valdese, lo ricorderemo mano a mano che andiamo avanti, faremo altri focus su altri appuntamenti in vista appunto di questa giornata delle libertà, che vuole essere solidarietà, responsabilità e libertà, che vuole essere il 17 di febbraio. Grazie a Bruna Peirò che è stata con noi. Grazie e a voi. Buon lavoro come Fondazione Valdese. Grazie.